Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Piccoli Grandi Passi presenta la nuova collezione autunno-inverno per grandi e piccini. Una rinnovazione di colori e di design, attenti alla qualità e alla varietà delle nostre linee, proponiamo i nostri brand 100% made in Italy. Solo Soprani, Sylvian Hitch, Sauconi, Adidas, Balducci, Polo Club, Diadora Asso e Lelli Kelly. Scopri le ultime tendenze e gli aggiornamenti sulle pagine Facebook o di Instagram. Vieni a trovarci a Colonia Marina. Con Piccoli Grandi Passi raggiungi la comodità. Amici telespettatori, la buona serata a tutti voi. Una edizione tutta particolare di 60 News, le notizie della settimana, perché questo è il nostro sottotitolo. Noi siamo ad inizio settimana, però abbiamo voluto, come giustamente vi abbiamo detto pochi giorni or sono, che saremmo ritornati per riprendere alcuni argomenti che sicuramente avrebbero inciso su quella che è la realtà di casa nostra. Sicuramente la politica e la fa sempre da padrona, ma noi oggi vogliamo partire con una realtà tutta particolare. Le grandi televisioni, i grandi giornali oggi hanno posto alla nostra attenzione in prima pagina il caso Battisti, chi più ne ha più ne metta, ciascuno ha detto la sua, ma noi prendiamo spunto di questa realtà per parlare e di collegarci con questo articolo, ritornando a parlare del caso Battisti con i personaggi che noi oggi abbiamo visto in prima fila. Saviano, Roberto Saviano su Repubblica parla di quella divisa non è di Salvini, cioè noi sappiamo quali sono gli indirizzi politici di Repubblica, ma conoscendo pur Saviano ed il suo programma televisivo vogliamo ritornare per capire o per addentrarci in questo mondo per riflettere su una situazione che lo scrittore pone con un sistema alquanto leggero per un modo di riflettere, però le sue considerazioni sono profonde. Vi è ormai una certa abitudine che diventa poi una costante. Ogni qualvolta vi sono delle manifestazioni, dei successi delle forze dell'ordine, noi vediamo i vari politici di turno indossare il giubbotto, dice che soltanto questo, non sicuramente come dice la divisa, di quell'arma che si è resa protagonista in quella circostanza. A Saviano non è sfuggito questo fatto. Ma abbiamo visto in questi ultimi pure tempi Salvini con la divisa della polizia. Voleva essere un
modo per manifestare alla polizia la vicinanza del governo, del ministro degli interni, per quel che riguarda quello specifico settore, quell'intervento che ha visto questo corpo dello Stato protagonista in positivo. Ma Salvini commenta e pone, dice che nelle democrazie le forze dell'ordine pongono e si fondono su un equilibrio, un sistema equidistante dalla politica. Due cose separate e distinte che dovrebbero concorrere ad un unico fine. Da una parte la salvaguardia dell'istituzione e quindi la perfetta applicazione delle norme di democrazia, dall'altra parte la politica che dovrebbe concorrere al miglioramento della qualità della vita, di dare servizi all'utenza, di essere supporto alla gente. Però, dice lo scrittore, spesso diventa una forma di teatralizzazione, un gioco di una parola complessa, ma serve e si serve del potere, vuole essere un messaggio preciso da mandare ad altri. Molte volte per dire, come nelle realtà gestite dai colonnelli, noi siamo il potere, noi rappresentiamo tutto ciò che deve accadere, che deve avvenire in questo singolo Stato. E poi pone un esempio Cuba e Fidel Castro. Fidel Castro, che era poi l'artefice principe di quel che è successo a Cuba, sempre con la divisa del colonnello. L'ha indossata per decenni, nelle apparizioni pubbliche, in momenti privati, era la logica utilizzata, dice Saviano, dal socialismo reale, che l'esercito è il popolo, io sono il capo dell'esercito, io sono il conduttore del popolo. Con questo gioco di parole veniva ad essere posto il problema dell'assolutizzazione del potere nelle mani delle forze dell'ordine e quindi la politica che era in secondo ordine. Attaccare a Cuba Fidel Castro o gli stati esteri attaccare Fidel Castro stava a significare che aveva chi li attaccava contro l'esercito in tutte le forze dell'ordine. Fidel Castro dismise la divisa pochissime volte, rarissime volte. Una volta solo quando incontrò Sua Santità Papa Giovanni Paolo II, siamo nel 98, in quel caso mise da parte il suo ruolo di caudillo e si sottopose a un possibile confronto e difatti portò alla liberazione di tanti detenuti. Indossare una riforma significa mandare messaggi pericolosi per la democrazia, poi è questo il significato profondo di Roberto Saviano. La polizia è cosa mia, nella intenzione dello scrittore, ma non è così, sono due organi separati e distinti che dovrebbero concorrere ad un unico fine. Ora, io credo che polemizzare su questo aspetto conta poco, io invece sono del parere che noi dobbiamo essere vicini invece sia alla politica e sia alle forze dell'ordine, perché ciascuno possa assolvere nel migliore dei modi il compito al quale o ai compiti ai quali sono stati affidati per garantire la democrazia reale, ma nello stesso tempo creare le premesse per una crescita civile, sociale, economica, culturale delle nostre contrade. Se così è, viene ad essere realizzato uno dei sogni più ambiti
da parte di un popolo quello che è della democrazia e della maturità democratica delle nostre realtà locali. Però dobbiamo pure ascoltare le parole che provengono dallo scrittore nostro e ricordare, riflettere anche su questo stato di cose. Vito, mi pare che però molte volte anche si tratta di voler polemizzare ad ogni costo. No, e secondo me questa non è una polemica, questa è una riflessione che dovrebbe, purtroppo sta continuando perché la si vuole derubricare, come dice il proposito di Conte, non è così. Allora, innanzitutto la divisa ha un significato, peraltro non si dovrebbe chiamare divisa, si dovrebbe chiamare uniforme, perché divisa significa che c'è uno specchio, invece uniforme significa che un corpo dello Stato si riconosce unitariamente considerato. Allora, tant'è vero che uno non che possa indossare, una persona possa indossare, io non posso indossare ad esempio la divisa dei carabinieri, l'uniforme dei carabinieri, l'uniforme della polizia, perché quello è un segno distintivo dello Stato, che l'uomo che indossa quell'uniforme rappresenta in quel momento lo Stato, quindi è un tratto distintivo e molto serio. Quindi se la prendiamo dal punto di vista della serietà, è un fatto gravissimo che si ostenta, peraltro un giorno indossa l'uniforme dei carabinieri, un altro giorno della polizia, un altro dei vigili del fuoco. Qui stiamo passando in rassegna, persino all'estero si presenta con un uniforme lì in Polonia. È qualcosa che non va contro, secondo me, i criteri per cui quel tipo di simbolo viene ad essere indossato da uomini. Altra cosa, i casi che fa Saviano, naturalmente, lo dice anche Saviano, quella sua interpretazione, cioè noi troviamo questi casi ostentati soltanto nelle dittature o nelle repubbliche sudamericane o negli stati africani, dove praticamente il segno di identificazione del dittatore di turno con lo Stato. Negli stati democratici questo non si vede, tu non vedi in nessuno Stato europeo né un Presidente del Consiglio né un Ministro indossare un uniforme, non si è mai visto, tranne che in epoca fascista o in epoca nazista quando si indossavano. Ora, applicare il criterio del fascismo al nazismo, dice Saviano giustamente, è poco consono perché è mediocre la caratura del personaggio, sì. Dice. Però non bisogna sottovalutare perché questo ha un significato ben preciso. Sì. Se poi invece vogliamo, si svilisce, si viene, sì. E se lo si porta a livello allegorico, così folcloristico, peggio. Noi lo ponessimo su un piano folcloristico, scadremmo nel ridicolo. Allora, ma questo rischia di diventare perché rischia di diventare di tipo, è una forma pubblicitaria, è una forma comunicativa che svilisce il significato dell'uniforme. Se tu pensi, però Saviano va pure sul, come si dice, molto duro, quando sostiene che indossare una divisa si va contro la democrazia, che è un messaggio pericoloso, lui aggiunge, per la democrazia. Perché identifica la persona, certo. Però di rimando ancora il colpo lo pone in maniera più pesante. Prima dice che è un colpo per la democrazia, perché viene ad essere messo in discussione il principio democratico con indossando una divisa, un uniforme, chiamiamolo come vuoi tu, ma dice questo vale ancora di più per Matteo Salvini, e qui è grave quello che lui sostiene, leader di un partito che non ha una storia da vantare, di legalità da vantare. Certo. Cioè, beh, anche questo sue... vedi che allora, è molto, molto duro. Allora, se tu vedi, no, per esempio, ha fatto un'affermazione, no, ieri, indossando quell'uniforme, perché tu quando sei ministro, e ancora di più, quando indossi l'uniforme, in casi rarissimi si fa questo, no? Un rappresentante del governo fa questo quando deve identificarsi per un fatto particolare o per un avvenimento particolare, ad esempio quando si va nei teatri in cui le nostre forze armate sono per esempio in missione di pace, allora lì sia esso il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, chiunque vada
strada indossa la divisa del corpo proprio per rendere omaggio, perché sta compiendo a livello internazionale una rappresentanza per conto dello Stato. Diverso è farne un fattore propagandistico come la sta facendo. Un giorno indossa quella della polizia, quella della non so, forse quella del corpo forestale dello Stato ancora non ha indossato. Questo significa utilizzare a fini speculativi e svilisce il significato dell'uniforme dello Stato. Quando l'uomo che indossa, in quel caso per esempio un carabiniere o un poliziotto, lì rappresenta tutto tondo lo Stato, tant'è vero che in quel caso si presenta come rappresentante dello Stato, non si presenta come rappresentante di una parte politica. E lui, nel momento in cui fa delle dichiarazioni, per esempio ieri ha fatto una dichiarazione in cui disconosce sia il significato dell'uniforme che indossa che il significato storico. Ieri, per esempio, quella parata che è stata fatta nell'accoglienza all'aeroporto di Ciampino a Battisti, al pluriomicidio Battisti. Ma tu non hai mai visto mai un uomo dello Stato che si vede, neanche quando è tornato Buscetta, quando hanno catturato Buscetta, un uomo dello Stato non si presenta in quelle. Ma ammesso che ti presenti, devi presentare con la compostezza dovuta alle circostanze. Fa una dichiarazione e dice: abbiamo assicurato alle galere il pluriomicidio comunista, ignorando, no? Che tu quando dici comunista ignori la storia del Partito Comunista Italiano. Lui ignora, o volutamente ignora, io penso che lo ignorano come la maggior parte di quegli uomini che oggi fanno i rappresentanti di governo. Quando questi erano brigatisti, dalla parte opposta della barricata c'è stata una separazione netta, difeso, questo è nessuno chi ha difeso lo Stato in Italia, chi ha difeso lo Stato in Italia dal terrore, dal terrorismo brigatista, sia rosso che nero, è stato il Partito Comunista. Infatti qualcuno dovrebbe andare in questi giorni a commemorare a Genova Guido Rossa, l'operaio dell'Italsider che è stato barbaramente ucciso perché ha contribuito alla cattura di brigatisti. Dovrebbe andare a rendere omaggio a tutti quei servitori dello Stato che sono stati uccisi. Il Partito Comunista di Enrico Berlinguer è stato il partito della fermezza in tutti quegli anni. Se ha tenuto lo Stato, ha tenuto per la forza di quella parola comunista, che lui ha abusato nel fare una dichiarazione di questo genere. Quindi lui vuole fare il tribuno politico e nello stesso tempo indossare un uniforme che non gli è consentito né a lui né a nessuno indossare. Quindi qualcuno lo dovrebbe richiamare che quando indossa eventualmente nelle circostanze dovute deve parlare a nome di uno Stato, non a nome di una parte politica. E questo è gravissimo invece, e si sta molto, non se ne parla, si passa così dice è un fatto così, come se io mi volessi vestire da papa, da prete, indossare qualcosa che non mi rappresenta. Ma a questo punto, io dico ancora, a questo punto dovrebbero essere dei principi ispiratori che dessero delle linee guida su questo argomento. Questo andrebbe rubricato come oltraggio allo Stato, perché in quel caso o tu indossi quell'uniforme in una rappresentanza consona, oppure fuori dalla rappresentanza non è dovuto a me cittadino comune, non è dovuto al rappresentante un'istituzione di governo. Potremmo fare pubblicità, ci vestiamo da poliziotti e andiamo in giro per poliziotti vestiti da poliziotti. È un sistema semplicistico, è un cittadino come un altro, però a questo punto lui ha voluto dimostrare la vicinanza alle forze alle forze dell'ordine, si sono resi interpreti testimoni di questo avvenimento. Se tu lo fai in una circostanza particolare, se tu ne fai un motivo, indossi tutti i giorni, non c'è un giorno che non cambia, non è che va con un vestito borghese come si diceva una volta, ma anche andare all'estero con la divisa, ma stiamo scherzando, e poi se c'è una circostanza particolare vai a visitare le forze armate in Libano che sono in missione di pace, lì allora ha un significato.
Ma no, che tu in tutte le circostanze vai a passeggio, ti presenti alla conferenza stampa, ti presenti in TV con ma polizia tu, ma di vedi, Stato. Ma di questi sistemi si è fatto e forse si farà un abuso continuo per quel che riguarda alcuni atteggiamenti che dovrebbero trovare il terreno fertile in momenti istituzionali. Ma tu ti immagini se tutti quanti indossassero allora tutti i rappresentanti dello Stato, siano essi parlamentari, si mettono l'uniforme della polizia, dei carabinieri. Ma io sono ma su certe cose io sono d'accordo con te, ma pure i sindaci, tu vedi che non c'è circostanza con la fascia tricolore. Ma non c'entra, il sindaco la fascia tricolore ha un significato diverso. No, non è perché che va a passeggiare, se va a passeggiare. Ma capo che pure a passeggiare, no. Può darsi se pure. Tu vai, non puoi, altrimenti il prefetto, che è un organo di governo nella provincia, è tenuto a richiamarti e a sanzionarti. Non è fatto vero. Io vedo in tutte le circostanze con la fascia tricolore. No. E se andiamo a fermare un autobus oppure sulla stazione perché facciamo uno sciopero, con la fascia tricolore. Andiamo non so dove con la fascia tricolore. Allora, la fascia tricolore è soltanto in momenti istituzionali dovrebbe essere indossata. La fascia tricolore, il sindaco, il rappresentante, lo fa durante fasi particolari. Non è che va a fare. Io non ho visto mai sindaci indossare la fascia e andarsene a fare conferenze stampa e così via. Ma ti dico una cosa: hai visto mai qualcuno in Europa, chiamiamo i paesi occidentali civili, indossare uniformi di corpi dello Stato? Ma tu l'hai mai visto? Ho visto il presidente degli Stati Uniti più di una volta. Che c'è? Quando va sulla porta aerea trovare i soldati, no? Che ogni minuto si e allora il discorso dovrebbe essere posto a livello istituzionale, ma riuscire a capire e far presente che queste cose debbono essere da chi ha il compito per poterlo esprimere. Ma te l'ho detto già, il Presidente della Repubblica in determinate circostanze, essendo peraltro il comandante delle forze armate, in determinate circostanze, quando fa vista ai soldati in una determinata circostanza, è certo che la indossa, ma perché è capo delle forze armate. Un ministro dell'interno non è capo di niente. Allora senti una cosa. Da questo, domani in poi pure tu ti metti una giubba. No, giustamente, ma svilisci il significato. Sono convinto. Però allora, poiché Repubblica pubblica da una pagina per quel che riguarda questo argomento, vedremo se le forze politiche, perché non è che dipende soltanto dal ministro o dal singolo personaggio che può fare ciò che vuole, se prendono coscienza e consapevolezza di questo stato di cose e impongono anche in quale circostanze debbono essere utilizzate queste forme rappresentanza. Come i bambini nella scuola deve essere richiamato dal suo preside, che è il presidente del consiglio, ha un comportamento consono. Perché vediamo che cosa succede. Non lo fa, lo deve chiamare il capo dello Stato, altrimenti deve agire legalmente qualcuno e dire che non può indossare quel tipo di uniforme. Vediamo, attendiamo. Perché quell'uniforme si indossa e la possono indossare solo in determinate circostanze. Ma io ti dico soltanto, poiché sta diventando un sistema consolidato, dove tutti fanno e disfanno a proprio uso e consumo, sarebbe bene pure che anche queste cose venissero ad essere regolamentate. Allora, credo che un governo... Nel momento in cui una pagina di Repubblica, che non è un giornale di periferia, è l'unico che in qualche modo insiste. Ieri hai visto, no? La televisione di Stato, che quando questi parlavano che la televisione era in mano adesso non si sono occupati pure tutti i posti. Non tratta questi argomenti in questo, fa scivolare la politica in questa teatralità, come scrive giustamente Saviano. Allora, vediamo, attendiamo se ci saranno delle risposte o se qualcuno dei politici potrà nelle sedi istituzionali un qualcosa per smuovere questi elementi. Io me lo auguro. Speriamo. Io me lo auguro. Perché molte volte le cose si vedono. Perché altrimenti la dovrebbe anche indossare quando oltraggia, per esempio, come ha fatto per i magistrati, no? Quello è un oltraggio. Detto anche con un uniforme addosso, quello raddoppia di significato anche l'aspetto negativo. È stato posto un problema. Speriamo che ci sia una risposta. Va bene. Ma ritorniamo adesso su un altro giornale che riguarda e che pone i nodi della politica. Si parla di sofferenze in calo.
Ma qui altro che sofferenze. Veramente il ministro ha detto sì, ma arriviamo lì. Perché diciamo sofferenze in caro, i nodi della politica. E questo è il quotidiano nazionale. Pone Di Maio, che dicono questo vicepresidente del Consiglio non si capisce. Ogni volta pone le argomentazioni a proprio uso e consumo, segue un proprio modo di vedere che spesso cozza, perché cambia umore a seconda delle circostanze. Lui si difende sul web, però dalla base provengono delle lagnanze, delle lamentele che insorgono in continuazione, facendo presente che quello che viene ad essere pronunciato non cozza con alcuni principi, e dicono: ma a chi la vuoi darla a bere? Quando dice non abbiamo messo un euro, ha postato poi una foto dei 10 punti per difendersi dal decreto per quanto riguarda la banca Carige. Prima vi è una immagine di dell'ex presidente del Consiglio e della sua ministra per quel che riguarda proprio lo sperpero bancario. Dall'altra parte vi è il movimento, una fotografia del Movimento 5 Stelle, io vedo Di Maio, vedo pure il presidente del Consiglio, no, della Camera, mi pare che sia lui, cioè non sono decifrati, sono qui nella piazza del Quirinale, dinanzi alla statua dove ci sono i Dioscuri, dove dice che hanno permesso dei punti cardini per quel che riguarda la difesa del decreto Salva Carige, però dice cozzano con altre realtà. Se poi dice non abbiamo soldi, dove attingerà quei 20 miliardi stanziato dall'esecutivo Gentiloni per il Monte di Paschi di Siena? E poi ancora si interroga che la questione diventa esplosiva, rischiando non soltanto di erodere ulteriormente la base elettorale grillina, che non ci sta, o per meglio dire non riescono a percepire quello che sta avvenendo nel mondo della politica. Qui vedevamo, dicevo, Renzi e la Boschi per quanto riguarda la Banca Etruria, cioè qui ogni volta nel momento in cui si interviene ciascuno usa a proprio uso e consumo il linguaggio di circostanza. Ma prima con la banca Etruria, con Renzi e con la Boschi si usava un certo tipo di linea diretta, con la banca adesso Carige tutto pare che venga ad essere attutito. Ora la gente, eccoci il fatto della base, dice: ma a chi date a berre questo, allora, vostro modo di comportare? Se questi sono i campioni della coerenza, basta guardare, basta citare alcuni per capire, no? Sul caso delle banche, no? Tu devi solo pensare che un anno fa, a proposito delle banche, Di Maio diceva in Parlamento: dopo 4 anni in cui avete detto che non c'erano soldi per il reddito di cittadinanza, per le forze dell'ordine, per le imprese italiane, per il fondo per la disabilità, avete cacciato fuori dal cilindro 20 miliardi per salvare le banche. Diceva l'altro, che adesso è rivoluzionario di professione, Alessandro Di Battista, sempre in Parlamento, diceva, arringava contro Renzi e la Boschi. Adesso loro, in notturna, dalla sera alla mattina, in un consiglio dei ministri che è durato 9 minuti, hanno salvato la banca genovese. Io non so se fosse stata la banca, la Cassa di Risparmio, quando si trattava di salvarla non l'ha salvata nessuno, se l'è comprata, banche delle province del nord, le banche del nord, lì nessuno si è preso la briga di salvarla, come hanno salvato la Banca di Napoli, lì non l'hanno salvata.
Adesso corrono subito ai ripari e bisognerebbe, adesso vogliono fare la solita manfrina, fanno una commissione per non dire nulla, però dovrebbero tirare fuori chi sono i beneficiari, perché gli azionisti hanno già perso, anche qui i piccoli azionisti, i grossi che non hanno restituito i soldi vengono salvati allo stesso modo di come venivano salvati prima, oggi dal duo giallo-verde, come viene chiamato, grillino e leghista, quindi non più o meno. E poi abbiamo visto allora, quanti istituti di credito hanno dovuto dichiarare fallimento. Allora, hanno tuonato contro l'Ilva di Taranto, appena arrivato. Sì, ma adesso tutto a posto. Allora, hanno tuonato contro il TAP, come lo chiamano, il gasodotto. Dalla sera alla mattina hanno dovuto firmare e hanno fatto cose. Non hanno fatto ciò che hanno praticamente speculato per 5 anni, lo hanno fatto in 5 mesi. Loro, in 5 mesi. Ma poi un'altra allora, cosa, quindi sono dei campioni, di coerenza. Ma tu pensi che in tempi passati, io dico ai tempi dei vecchi partiti politici, il problema del bilancio dello Stato fino all'ultimo momento che non si sapeva ancora quale tipo di indirizzo politico? Allora, ti dico ancora di più. Tutti coloro i quali si sono alzati all'epoca del referendum di Renzi, tutti costituzionalisti di grido, non hanno speso una parola sulla sentenza recente della Corte Costituzionale, che ha fatto un po', si è lavato le mani come Pilato, no? Si è reso interprete. Cioè, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, un bilancio dello Stato è stato approvato senza che venisse portato in commissione. Non c'erano neanche i tempi, non potevano neanche leggerlo. L'hanno fatto a scatola chiusa, quindi non hanno avuto né l'iter parlamentare, la procedurale, né i parlamentari sono stati messi nel Parlamento. Hanno preso il voto di fiducia. Ebbene, tu sai come si è pronunciata, perché c'è stata l'opposizione da parte del Partito Democratico alla Consulta. Chi ha chiesto se l'iter, che si pronunciasse per l'iter, è stata fatta la settimana scorsa. Allora, la Consulta risponde così. Allora, non c'è contrasto con la Costituzione. Per il futuro, non si era mai visto. Da indicazione. Si dà indicazione di non procedere in tal senso. Cioè, non si era mai visto che la Corte Costituzionale, in pratica, ha da un lato dichiarato che è legittima la procedura, dall'altro però ha detto, però non è opportuno per il futuro. Ma aveva messo pure la firma il Presidente della Repubblica. Era il futuro. Allora, se questa è... allora, io ti dico una cosa, quando si parla di democrazia e di organi... E dovrebbe essere una democrazia autentica, la democrazia, allora, noi dovremmo apprendere dalle democrazie vere. In America... Non sarebbe successo. Allora, in America è da 20 giorni che non è stato approvato il bilancio e il cosiddetto showdown, come si chiama, i dipendenti dello Stato federale non prendono soldi perché il Parlamento ha votato contro. E quello è democrazia. La democrazia significa che non è ricattabile. Perché tu andavi in esercizio provvisorio, tu devi fare... Allora, però sono... c'è pure... Scusa. Tu non hai una forza politica in grado di sostenere non esiste sul sistema dialogico. In una democrazia che sia tale, dove le regole, e in particolare le regole valgono e valgono sempre, non c'è un momento di opportunità quando non valgono. Non esiste, non deve esistere un momento di dovrebbe essere. Allora, scusa, o è democrazia o non è democrazia, altrimenti purtroppo è democrazia variabile. Cioè, secondo le circostanze, quando tu vedi un pronunciamento di questo genere, l'iter è costituzionale, però per il futuro non deve più accadere. Questo non è democrazia, questa è la costituzione variabile che alla circostanza si adatta. In America, ti ripeto, il Parlamento non si è posto un problema che non pagavano gli stipendi, i dipendenti federali non si pagano. In America è il periodo più lungo della storia americana, non si era mai verificato. Lì si applica. Hai visto mai tu arrivare là il procuratore federale che dice: però siccome non si pagano è opportuno passare. Non si paga. Il presidente Trump non ha una maggioranza per cui deve cercare di mediare. Ma se tu hai un voto contrario, non c'è santo che tenga, perché queste sono le regole. Altrimenti la Costituzione è una carta
perché quando ti fa comodo la applica, quando non ti fa e si verifica quello che diceva Giolitti storicamente, la storia per questo serve, con la legge, con gli amici si interpreta, con gli avversari si applica, e allora questo non è più ma l'abbiamo visto anche nelle realtà passate, ma questo vedere non significa con gli stessi reati per un parlamentare viene ad essere applicata, per l'altro non si applica. Ma questo, allora, questa è democrazia variabile, allora non è più democrazia. Abbiamo bisogno di uno Stato forte e che applica le norme non soltanto Lo Stato. Suo uso e consumo e proprio piacimento. Allora, quando tu dici lo Stato non deve comportarsi, non ha aggettivi di comportamento. Lo Stato è Stato, si deve comportare e basta, non deve essere né forte né debole, nel modo più assoluto. Semmai deve essere forte con i deboli e debole ad aggettivarlo. Questa non è la sede di fare nomi, ma noi abbiamo visto con le stesse motivazioni chi veniva espulso dal Parlamento e che invece è stato dato il placet. Ma questo non è democrazia. Ma io sono d'accordo con te. Abbiamo assistito in questi singoli casi, dovrebbe esserci una norma che obbliga, Allora, quando ti dici che l'iter parlamentare deve essere questo, tu Corte Costituzionale devi pronunciarti solo se è legittimo o è illegittimo, non fare suggerimenti per il futuro, perché non è compito tuo. Questo che cosa avalla? Avalla un compito. Ecco perché poi non ti scandalizzi sull'uniforme che indossa, perché tu fai passare questo, poi naturalmente che fai? Dai una scala di valore e dici quella è una cavolata. Non è così. Perché dico questo? L'incoerenza in questo caso è grande come un macigno. Ma ormai il bilancio dello Stato era stato già pure approvato e merita la firma del Presidente della Repubblica. Perché? Tu hai ascoltato il messaggio del Capo dello Stato. Va bene. Molto profondo. Allora, il Capo dello Stato in quel caso si è sostituito. Ha fatto un discorso di natura politica, non di garanzia. È una delle poche persone che oggi regge la politica. E che cosa praticamente ha detto? Ha ammesso, no, non è possibile umiliare il Parlamento in questo modo, però vedi che se tu oggi dai una picconata al Parlamento, domani dai una picconata all'autorità che tu pensi cambia il sistema? No, non cambia il sistema, tu che se abbiamo atteggiamenti diversi, chiamalo come vuoi, quello è delegittimi da una parte le regole, dalla parte gli organi che reggono l'impalcatura di uno Stato. Poi non ti scandalizzare. Auguriamoci che vengano ad essere applicate in maniera dura le normative. No, ma il problema è l'informazione. In uno Stato, in America l'informazione siamo non te la fa passare, è siamo in un altro mondo. E tu se puoi essere democratico. Abbiamo visto la stampa che ha fatto dimettersi presidente degli Stati Uniti d'America, cioè l'uomo più potente del mondo. Sì, però e questo è il ruolo dell'informazione, di un contropotere. Questo è il ruolo dell'informazione. Se invece passa, dice volemosi bene tutti quanti, perché però sappiamo benissimo che anche qui ci sono cordate che sposano determinate cause, pur sapendo spesso e volentieri che sono a proposito di coerenza, no? Tu sai che siccome vengono minacciati i giornali ricevono sì che non ti diamo i contributi allora, non ti diamo il contributo no. Per poi cui... però che cosa vai a vedere? Dipende che guarda questo articolo di Repubblica, aiuti pubblici a Radio Padania, Di Maio stacca l'assegno dal Ministero dello Sviluppo Economico. Che cosa si è detto per questo? Ora? È un altro articolo di Repubblica. Sia il Di Maio sia il Salvini che tuonano contro i giornali, dice i giornali ricevono soldi. Il primo giornale a ricevere soldi senza avere il Radio Padania ha avuto 70.000 euro. E peraltro, siccome. E ma Di Maio dice stacca l'assegno. Allora, siccome arriva solo in quattro regioni, non poteva ottenere, tant'è vero che
che la Corte dei Conti, ha sanzionato uno dei, tra i 49 milioni che deve restituire la Lega, ci sta anche una quota di soldi che sono stati spesi proprio per Radio Padania. Proprio per Radio Padania. Radio Padania, peraltro, dove c'è un conflitto di interesse terribile, perché è una, un'emittente della Lega. Salvini ha lavorato a Radio Padania, quindi l'abbiamo pagato pure noi con i contributi dello Stato. Quando lui parla, dovrebbe dire che questi contributi che ha ricevuto anche lui ha intascato. Però c'è un fatto che sicuramente noi ci auguriamo che venga ad essere smentito. Però sono convinto che sia difficile. Allora, Radio Padania, Repubblica, questo è che dal 2003 al 2015 800 mila euro all'anno, quindi sarebbero un miliardo, fai il calcolo, un miliardo, 12 anni, un miliardo e mezzo delle vecchie lire, 10 miliardi, non so di più, ma pure più, ma per fare tondo, perché no, 800 mila euro, sì, sono per, un diciamo, miliardo, quasi un miliardo, no, sono un miliardo e mezzo, esatto, oltre un miliardo e mezzo. Tutte le vecchie lire. Sarebbero 15 miliardi. Ma lascia stare vecchie lire, perché sono lunghe nel tempo. Diciamo 800 mila euro all'anno. 8 milioni di euro. Per 12 anni. Questo no, io come per 10. Sono 12, dal 2003 al 2015. Sono 9 milioni e 600 mila. Allora, dal 2003 al 2015 ha usufruito di questa 800 mila. No. Definiti però non dovuti dalla Corte dei Conti. Perché dice che non copriva tutto il territorio nazionale. Infatti, l'unica emittente che riceve per regolarità questo contributo è Radio Radicale, perché trasmette a livello nazionale. Certo. Ecco, questa è la coerenza, per dirti, ma questi sono i due coerenti che poi indossano la divisa. A verità l'indossa soltanto Salvini, l'altro invece sta almeno composto, però poi indossano uno indossa la divisa e l'altro indossa emana sentenze, emana con una facilità sentenze di coerenza, no? E poi vedi, fa il condono di Ischia e lui dice che quello non è condono. Il padre non paga 130 mila euro di contributi per quanto riguarda che è arrivato da Equitalia, dice che li paga, poi dice, però lui non si applica il condono fiscale, parla di legalità e poi la sua casa è abusiva, e quindi vedi, nel discorso della coerenza non fa una grinza. Però se tutto questo è accaduto, noi questo lo diciamo a chi ci ha governato, il populismo in Italia ha un sopravvento, perché noi abbiamo consentito che si verificassero o che si realizzassero determinati fenomeni. Non abbiamo mai cercato di creare le premesse perché ciò non possa avvenire, ma che la politica potesse volare alto. E siccome la politica, noi l'abbiamo visto e la stiamo vedendo, come avviene ad essere concepita, ti ricordi la settimana scorsa, mi pare che è stato, quando abbiamo parlato di quelle che sono le somme che percepiscono questi signori, gente che prima con 2000 euro, 1500 euro, esatto, e poi arrivavamo con cifre, non soltanto a doppia cifra, 80, 90, 100 mila euro. Cioè il salto di qualità come viene, qualità economica si intende, non certo, qualità certo. Di intervento. Poi la coerenza, no? Nella stessa giornata il ministro dell'economia diceva non siamo in recessione, siamo in stagnazione. Siamo a muro cuspitale praticamente. E il ministro dello sviluppo economico si prospetta un nuovo sviluppo economico tipo anni 60. Allora, l'industria automobilistica perdeva, portata all'anno scorso, non so, il 17%. Almeno hai il criterio di, quando dici queste parole, di misurarle e raffrontandoti al passato, perché ammesso ci sono persone che non solo l'hanno vissuto quel boom economico, l'hanno pure studiato e approfondito. Lì si partiva nel 1950. 58. Il prodotto interno lordo è aumentato del 6,5%. Questo è avvenuto. La disoccupazione era al 7%, è scesa al 7 dal 58 al 62 al 7%. Oggi è a due cifre, abbondantemente a due cifre. E a quei tempi
il Mezzogiorno si è spopolato, le campagne e andavano a lavorare nelle fabbriche nelle del grandi nord. Fabbriche del nord. Torino da 550.000, 600.000 abitanti è arrivato poi a 2 milioni quasi di colpo. Si parlava più il linguaggio meridionale che la lingua piemontese. Ma basta dire che tra il 58 e il 63 il prodotto interno lordo aumentava ogni anno del 6-5, ma neanche in Cina adesso aumenta. E quindi lui dice boom economico come gli anni 60. Ma lì il boom era perché erano televisori, frigoriferi, la Vespa, sì, ma la quando 500. Quando tu ti metti e fai una dichiarazione, un ministro, perché sei un ministro dell'economia, del sviluppo economico, dici una parola del genere, devi capire che dall'altra parte che ti ascolta ha la percezione di quello che dici. Allora, se io sono proprio digiuno, allora dici ma questo è sviluppo economico. Un'altra cosa. Ma la persona con un minimo, con un minimo di memoria storica. Ma tutte quelle entità industriali che hanno creato ricchezza ed economia sono tutte ormai in mano straniera. Non solo sono mai, mezzi se ne sono già andate. E altri se ne sono andati in paesi diciamo quando europei tu pensi, no? O africani, allora, addirittura. Ecco perché l'informazione. Ora, tu, no, giustamente come dici tu, è stata acquistata tutta da stranieri, no? Ma poi stranieri è una parola generica, perché se l'acquista, non so, Francia, Germania, vabbè, siamo in un'economia vicina. Allora, in economie robuste, no? Competitive come le nostre. Ma tu vedi, la Pernigotti dice che l'acquista la Turchia. La Turchia ti acquista e tu vuoi fare il boom economico, mi dici che fai il boom economico come Borsellino, gli anni 60. Cioè diciamo aziende di nicchia conosciute nel mondo per la qualità del prodotto, dove tutti ambivano a poter avere un cappello Borsellino, oppure tutti fanno Gianduiotti, ma Pernigotti era Pernigotti. Allora, sì, ma ho capito, ma quando tu parli e dici a Bambera questa espressione, dice un nuovo boom economico, allora chi ha un minimo dice, ma scusa, la Pernigotti che fa i cioccolatini, no? La compra la Turchia, che quanto dire, almeno se la comprava, non so, la Germania, la Francia, che ha una tradizione imprenditoriale, no? La Svizzera con l'Indit. L'Ilva di Taranto se la comprano gli indiani, che fino all'altro giorno andavamo noi a fare opere di beneficenza, e tu mi dici che vuoi fare il nuovo boom economico. Era demolire l'Ilva. Sì, ma non ti sto a dire l'Ilva, ti sto dicendo. E da dove arriva questo boom economico? E Fincantieri. Sì, ma dico io, questo boom economico di questo dice, non c'è. Allora, noi andremo sempre come in recessione, potrebbe, ma se non lo vogliamo capire. Ma come potrebbe dinanzi? Ma allora quando si dicono delle espressioni deve essere ricondotto alla barzelletta, allora. E dire tu sei un ministro della barzelletta e non ti ascolti. Andiamo. Bisogna riflettere su andiamo queste avanti. Cose. Andiamo. Ma anche perché sicuramente su questi argomenti dovremmo ritornare più spesso. Però vi è una realtà che potrebbe recare anche un'economia. Il problema delle badanti. È sempre Repubblica che ti dedica una pagina, non è che parla, dove ti parla sempre più badanti, che calano le collaborazioni familiari. Cioè le colf, che erano inserite in un determinato contesto, ci fanno capire che l'Italia, il volto che verrà, il nuovo volto dell'Italia, sarà un paese formato da vecchi. Per quel che riguarda il Mezzogiorno e i paesi del Mezzogiorno, i paesi dell'entroterra, delle regioni meridionali, li abbiamo esaminate spesso e volentieri e abbiamo notato che vi è un calo demografico indescrivibile, che le nascite vengono meno, che la forza lavoro sta scadendo anno dopo anno sempre di più, che le scuole vengono a essere chiuse per mancanza di alunni, che questi nostri borghi o la realtà meridionale diviene sempre come si dice, abitata da persone anziane, e quindi questa terza età che noi in tempi passati la vedevamo con un occhio diverso, oggi trova una attenzione maggiore sotto tutti i punti di vista. Il Repubblica
pone alla nostra attenzione facendo presente che sono quadruplicate le persone che assistono gli anziani. 2 milioni di lavoratori domestici, però 6 su 10 lavorano in nero. Spesso e volentieri non è che si lavorano in nero, perché quelle persone che vengono per esempio dall'est Europa vengono in Italia con un permesso di 90 giorni, di 3 mesi, poi debbono ritornare perché altrimenti sarebbero considerati clandestini. È un sistema talmente perverso che non ti consente di poter avere poi una mappa reale, ma la situazione è quella che Repubblica pone. E allora, su questo aspetto, per fotografare questo mondo di tanti persone che vivono tra le mura domestiche, dovremmo anche pensare quale strategia politica porre e quale sistema per poter garantire a questi anziani anche il miglioramento della qualità della vita. Cioè, sul presupposto che si tratta poi di due temi che fanno parte della stessa problematica, dello stesso fenomeno. Allora, i dati sanitari si devono leggere sia come fattore sociologico, ma sia quando si parla di stranieri, quando c'è questa filippica e qualcuno ha costruito la sua fortuna politica contro gli stranieri, dovrebbe riflettere su questo. Attualmente i numeri, attualmente in Italia ci stanno 2 milioni di badanti in Italia, e i regolari sono 864.526 persone. Quindi significa che un milione e più di badanti sono irregolari. Un 65%. Benissimo. Quindi quando si parla di immigrazione, volutamente si ignora che una quota fortissima di questo lavoro, che non è un lavoro di poco conto, che ha avuto modo o ha modo di capire toccando con mano qual è il peso, e poi nella seconda finca quello che io senza leggere ipotizzavo, conoscendo il meccanismo che avviene da queste nostre realtà locali, te lo pone, che sono stranieri che provengono nella maggior parte dall'est Europa. Il 73% sono stranieri, in particolare nel centro-nord. La percentuale è minore nel sud, perché probabilmente per una questione di tipo economico questo lavoro viene fatto, e adesso è aumentata anche la presenza di italiani che fanno questo tipo di lavoro, specie nelle realtà del sud economicamente meno sostenute, sì, meno forti, ma ancora di più. Quindi noi abbiamo degli irregolari. Si pensa soltanto com'è il trend della popolazione nel 2050. Vedi, ci vorranno 8 milioni, oggi sono 3 milioni e 700 mila di assistiti, ci saranno 8 milioni di assistiti, e calerà, e quindi aumenterà la popolazione anziana. Logico, diminuirà di 1 milione, secondo questo trend, il numero dei 14 anni, quindi i giovani diminuiranno di 1 milione. Quindi oggi la gran parte di questo lavoro viene fatto, il lavoro domestico e il lavoro di badante viene fatto da personale dell'est. Il 73%, il 43,8% sono dell'est europeo, il 27% sono italiani, poi ci sono il 15% di asiatici, poi abbiamo africani, America del Sud il 6%. Per quanto riguarda le famiglie, quest'anno hanno speso, quindi noi abbiamo speso 7 miliardi di euro, che mediamente un lavoratore, una badante, costa 6.500 euro annui. Badiamo bene che su questi 7 miliardi calcolati, soltanto la quota spettante a 864 mila, cioè quelli regolari, risultano, il resto non risulta. No, ma secondo me pure questa cifra è sbagliata. No, è sbagliata, aspetta. Sai perché? Perché un lavoratore domestico guadagna 6.500 euro l'anno, e guadagna molto di più. Questa è in media, voglio dire, tu devi andare mediamente oltre 10.000 euro. Allora, è media questa, ma è una media. Mediamente oltre 10.000 euro. È media, secondo il tipo di
lavoro che fa, se lo fa full time, se lo fa in parte. Molti di questi, per esempio, vivono nella casa dell'anziano. Noi abbiamo che il 17% vive nella casa dell'anziano, quindi significa che lo fa full time, vale a dire 24/24. Quindi è un ma lo fa per quel semplice motivo, pure altrimenti dove può andare? Ma intanto è un lavoro. Quando si parla di lavoratori immigrati, non si deve solo pensare a quel lancio che fa Salvini di denigrazione, va fatto a tutti coloro che hanno, svolgono un'opera meritoria, che se ne possa dire. Noi parliamo soltanto per quanto riguarda badanti, non si parla ancora di quelli che lavorano in agricoltura, quelli che lavorano in lavori pesanti o nel campo dell'allevamento del bestiame. Anche qui ci sarebbe. Allora, in questo caso, quando c'è questo articolo, per esempio, che pubblica, è fatto molto bene, che pubblica Repubblica, una pagina intera, è un dato che ci fa riflettere che cosa significa oggi la mobilità e l'esigenza di avere una quota di emigrazione all'interno del nostro Paese. No, sono necessarie. Sono importantissime, hanno una funzione se importante. Se non ci fossero state queste persone che vengono in Italia per svolgere queste mansioni, noi non avremmo anzitutto gli ospedali ormai. No, il sistema dell'assistenza, regge perché la quota che è sulle spalle di queste persone è la stragrande maggioranza. E sono quote per lo più in nero. È nero, perché di questa quota di 2 milioni, se risultano soltanto registrati 800.000, significa che 1 milione 200.000 sono irregolari, oppure meglio che non irregolari, ma sono sicuramente lavoratori in nero, cioè che non versano contributi. Ma noi vediamo specialmente quelle che sono nelle tendopoli. Ma quella è un'altra. Per dire ancora, cioè, che noi parliamo qui di badanti, però si allarga il fenomeno a macchia d'olio, andando ad analizzare quanti vengono da altri mondi e offrono il loro lavoro per realizzare un'economia in Italia. Allora, il dibattito finora è centrato sulla difesa dall'immigrazione, questo spauracchio che ormai ha condizionato l'Europa. Qualcuno però dovrebbe aprire un discorso sull'opportunità e sul contributo, cioè, che viene dato. Questo è fondamentale per la conoscenza anche di quella vulgata che passa invece nella pancia del paese, perché se venisse portato all'attenzione questo apporto, questo lavoro che viene dato, ci sarebbe una riflessione sul contributo che l'immigrazione dà al nostro paese, un paese praticamente di vecchi. Noi dobbiamo pensare che in media sono assistite persone che fino a 64 anni, quindi significa che il livello di assistenza non è soltanto alla quota di età molto alta, anche a quota di età bassa. E le persone che lavorano in questo settore hanno una media di età di 48 anni, quindi sono forze giovani che prestano la loro attività. No, ma io facevo un'altra considerazione anche per quando, ma non andando dalle badanti a forse lavoro che provengono da paesi, non in questo caso paesi dell'est Europa in maggior parte, ma anche da continenti diversi, il problema dei voucher. Che era, ho ascoltato tante persone, e dice: noi avevamo una certa sicurezza. Certo. In che senso? Allora hanno sparato sul problema dei voucher introdotti dal governo Renzi, allora, sui voucher, in agricoltura in particolare, no? Ecco, noi dico dalle badanti, quindi siamo passati però in quel caso, in un altro noi che settore. Cosa abbiamo avuto? Hanno sparato sul voucher e oggi abbiamo il lavoro nero. Cioè, più di uno che diceva, io ho parlato con tante persone, io ero ben felice di poter avere questa per avere una certa garanzia pure io stesso, cioè utilizzo forza lavoro, so benissimo che io ho pagato non so che cosa, però ho una garanzia, certo, per quel che riguarda incidenti sul lavoro. Ma non solo, c'era il contributo versato, per tante cose.
Cioè, in quel caso l'operazione, è vero che in determinati settori, tipo la grande industria, aveva speculato, però buttare l'acqua sporca con il bambino non è mai un'operazione. Mi riferisco, giusta, Presidente, per quel che riguarda l'agricoltura. Ma che cosa è stata fatta? È stata fatta specularmente una lotta contro i voucher, perché se ne avvantaggiavano determinati fattori speculativi. Però nello stesso tempo non è che hanno buttato, trovato un rimedio. Il rimedio è stato: tornano tutti quanti al lavoro nero. Un'altra cosa che potremmo, come si dice, parlare non di fatti della settimana, fatti di mezza giornata, per dire, per impiegare una settimana per poterli raccontare. Abbiamo Vittorio Zucconi, parla del muro americano, Sergio Rizzo, il Campidoglio e il dissesto romano, la decenza perduta per quel che riguarda quelle migliaia di buche che vi sono su Roma, dove addirittura il sindaco poneva che fosse l'esercito ad andare a rattoppare quei pezzi di strada. Io dico che molte volte si va, ecco, tu, parliamo di decenza, si va oltre la decenza, che ciascuno vorrebbe addebitare ad altri le proprie responsabilità, ma il problema delle buche di Roma, che Repubblica porta e fa commenti, ci lasciano intendere di questo dilemma che vi è un avvocato del Comune di Roma a proposito delle buche, che parla con involontaria comicità profetistica, o fra le strampalate ottusità burocratiche purtroppo assai abbondanti in questo nostro paese. Dice poi Sergio Rizzo: buche sulle strade ci sono più o meno in tutti i paesi del mondo ed è un'ovvietà che gli automobilisti, i motociclisti e i pedoni debbano fare attenzione dove mettono le ruote o i piedi. Non vale la pena ricordarlo, ma farla a Roma con il tono della romanzina, come se le buche nelle vie della capitale fossero una cosa normale, è una colpa dei guai fosse di chi non sta attento alle trappole. Sembra quasi un autentico preso in giro. Noi molte volte camminiamo su una strada che è molto liscia, che sembra un biliardo, però una donna va a finire col tacco in quel piccolo, cade, si rompe, si spezza una gamba. La colpa di chi era? Allora, ecco, ma questo articolo di Sergio Rizzo è fatto, però, allora, la sindaca Raggina, prima dice, ci diceva dovete dare tempo, adesso sono passati 2 anni e mezzo, le cose sono peggiorate, perché è in dubbio, no? La protesta, quando incardina solo la protesta e poi dietro, e non è una proposta, poi fa che allora, da tutte le parti. È stato Rizzo, che cosa dice? Quest'anno è aumentato nel bilancio del Comune di Roma di 1 milione di euro le indennità, perché il ricorso all'indennizzo, 50.000 buche, 50.000 buche, l'indennizzo assicurativo, ecco. L'indennizzo. C'è una, quella che fa però fa ridere tanto per dire, è la relazione difensiva portata appunto dal Comune di Roma per difendersi da un'azione che è stata imbastita da un motociclista, vale a dire che poi ha perso e ha dovuto, il Comune di Roma deve risarcire per il danno per queste buche, giustamente, no, non erano buche, non sono buche segnalate. Diceva praticamente in questa memoria difensiva che l'automobilista o il motociclista deve usare la normale, una cosa è la normale però, diligenza, una cosa difenderti dai 50.000 buche, la normale diligenza in modo da schivare il pericolo, come se l'azione la dovesse compiere l'automobilista, che oltretutto specialmente paga, in momenti di notte, paga il bollo auto, tutto per poter fare questo, no? Per poter viaggiare in sicurezza, e non deve essere invece coloro che sono il proprietario della strada, che peraltro deve investire i fondi e deve naturalmente garantire la sicurezza dell'utente. Quindi siamo allo stravolgimento completo. Quindi vedi tu, quando
la propaganda diventa potere e poi il potere non riesce ad assolvere quel compito di cui aveva la propaganda. Io immagino, cioè il rovescio della medaglia. Io immagino la difficoltà dell'estensore dell'ufficio legale del Comune di Roma, perché non penso che il Comune di Roma non abbia un efficace ufficio legale, quale giravolta ha dovuto fare per poter fare una memoria di questo genere, che peraltro è ridicola, è soltanto ridicola. Forse se non la presentava del tutto avrebbe fatto più dalla regia ci hanno chiamato che abbiamo sforato di gran lungo il tempo. Noi inizieremo la prossima puntata di 60 News parlando di due cose: dei capolavori rubati dai nazisti agli ebrei, che sono in mano al governo tedesco, ma principalmente pure di quel quadro che deve essere restituito agli Uffizi, quel quadro con il quale gestisce il direttore del Museo degli Uffizi, dice è messo in quel vuoto dove vi era il quadro originale una fotografia dove dice il quadro è stato rubato. E allora abbiamo il quadro degli Uffizi, dice chi ce l'ha, è il vaso dei fiori di Van John Van Isum, dice lo daremo agli Uffizi ma solo dopo l'arbitrato. Parleremo da queste cose, parleremo dei postmat nei piccoli comuni, dei 2500 capolavori rubati dai nazisti agli ebrei, cioè che debbono ritornare nei luoghi dove erano collocati, dove sono stati rubati. E da noi sono stati trafugati migliaia, migliaia e migliaia di reperti archeologici in tutto il mondo. La cultura italiana, attraverso capolavori della pittura, reperti che provengono da scavi archeologici, hanno fatto la fortuna di tanti musei. Partiamo da queste considerazioni, amici telespettatori, nel prossimo 60 News. Vi ringraziamo per avervi voluto sintonizzare sui nostri programmi e la buona serata a tutti. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti. Dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.